Occhi puntati sull'Olimpico stasera per la partita Roma-Feyenoord. L'allerta è massima dopo il divieto di accedere allo stadio per i tifosi olandesi che 8 anni fa, alla vigilia di un analogo incontro, anche in quel caso in Europa League, seminarono il panico nelle vie del centro storico di Roma. E già ieri mattina è arrivata la provocazione di alcune decine di supporter della squadra di Rotterdam, che hanno postato una foto in Piazza di Spagna davanti alla Fontana della Barcaccia, già danneggiata negli scontri del 2015. Nell'immagine postata sui social una scritta minacciosa: ciao, eccoci di nuovo qui. E ce n'è un'altra che fa capire le intenzioni dei più facinorosi. Ovunque andiate, hanno scritto gli ultra, fotografando il monitor dell'aeroporto con la scritta Roma Ciampino. Per evitare disordini è stato messo a punto in prefettura, nell'ambito del Comitato Provinciale sull'Ordine e la Sicurezza, un piano che vede impegnati oltre 1.500 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia e carabinieri. Centro storico blindato e barcaccia transennata per evitare un tragico bis dei disordini del 19 febbraio di 8 anni fa, quando circa 6.000 ultra rosso-bianchi già nel prepartita si scontrarono con le forze dell'ordine tra Piazza del Popolo e Villa Borghese. Scontri che proseguirono per tutta la giornata e che non risparmiarono la centralissima Piazza di Spagna, dove turisti e negozianti terrorizzati si ritrovarono in piena guerriglia urbana, con agenti in tenuta antisommossa e gli ultra che riducevano la seicentesca Fontana del Bernini in una pattumiera piena di bottiglie vuote e rifiuti. Per quelle violenze e per il danneggiamento della barcaccia, 4 tifosi sono stati condannati a 4 anni di carcere.